Quante volte vi sarà capitato qualcuno che vi dice: ma dai, facciamo un pezzo insieme, perché non si fa un brano musicale? Sì, ok. Quindi, ora, non pensiamo che basta avere l'idea di un brano per riuscire a creare qualcosa di interessante. Soprattutto oggi le idee assolutamente non mancano. Una buona idea non serve a un ostacolo. In questa serie non le mandiamo a dire, lo abbiamo anche detto nelle regole. Se guardiamo a questo video di TED, allegato qui anche nei commenti, viene fuori chiaramente come l'idea, una buona idea, sia la minima parte del successo di un'impresa. Perché ci sono anche tantissimi altri fattori. Di uno di questi ne parleremo anche in modo più approfondito in un video specifico, è quello del timing, che riguarda quindi in modo particolare noi DJ. L'idea è importante, sì. Ma va poi concretizzata, soprattutto quando si parla di musica. Innanzitutto avere l'idea di un brano serve a poco, perché poi quando ti ci metti effettivamente, magari viene fuori tutta un'altra storia, perché appunto nel creare musica, al di là di quello che ti si forma in testa, poi bisogna seguire tutta una serie di procedure. Soprattutto non conviene concentrarsi su quello che abbiamo in testa, perché non riuscirai mai a realizzare precisamente. È bene seguire quello che effettivamente viene fuori nella musica. E poi abbiamo già detto anche che un brano preso e messo lì lascia molto il tempo che trova. Ma di qualsiasi tipo di idee si tratti, è lo stesso, soprattutto al giorno d'oggi. Perché oggi è possibile sì realizzare di tutto. Però poi le idee bisogna anche farle funzionare. Come allo stesso modo non c'è bisogno di una buona idea per creare qualcosa che funzioni. Se prendi Snapchat è oggettivamente un'idea di c***o, niente che avesse una qualche utilità. Però funziona per tutta una serie di motivi. Poi anche una buona idea, anche una volta messa in pratica, non è detto di capire subito se funziona, anzi ci possono volere dei mesi o degli anni. La rendi pubblica oggi con tutto quello che succede, con tutto quello che ci passa, le cose poi prendono la sua strada e magari possono essere scoperte anche quando tu l'avevi già dimenticata, avevi già dato per scontato che era meglio dedicarsi ad altro. Non ti puoi aspettare oggi che sia sufficiente avere un'idea, soprattutto non puoi più pensare, ammesso che sia mai stato possibile, vabbè, io ho dato l'idea, poi qualcuno deve pur realizzarlo. No, non funziona così. Innanzitutto per il gran caos che abbiamo oggi nella completa frammentazione, ma anche perché poi perché qualcuno dovrebbe realizzare la tua idea? Forse se c'è un tornaconto personale, sì, ma perché dovrebbe mettersi lì a lavorare sulla tua idea? Non credo che possa essere anche solo pensabile. Non voglio con questo dire che non è giusto avere delle idee, anzi, è un crimine avere delle idee e non realizzarle, e a non portarle in fondo, e a non dedicarcisi giorno per giorno. Questo è sbagliato. Poi ci saranno sempre quelli che staranno lì a ragionare sulle loro idee, su quello che bisognerebbe fare, si dovrebbe fare. E sai benissimo mentre ci parli che come lo saluti non verrà fatto nessun passo in avanti su quel ragionamento e quindi rimane proprio una chiacchiera fine a se stessa. Così come è bene non dar retta a chi ti dice la tua idea non funzionerà mai. Magari non ha nessun titolo, nessun motivo, è semplicemente una sua idea che ha la stessa valenza. Concludendo, è bene lasciar stare le idee, se non in fase appunto iniziale, e poi mettercisi concretamente a realizzarle, a tirar fuori quello che credi sia il meglio per te. Non ti concentrare troppo sulle idee, mettiti a realizzarle, dedica il tuo tempo, impegnatici per portarle in fondo, e quando inizierai a pensare a chi me l'ha fatto fare, vorrà forse dire che quella, in fondo, era una buona idea. Segui i video di Essere DJ Oggi su Facebook e YouTube e alla prossima!